caffè con l'esperto è offerto da Banca Patavina e Uno Magazine. Buonasera, una nuova puntata di Un caffè con l'esperto in compagnia di Claudio Campagnolo qui al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca e in compagnia anche dell'irriverente Ruvo che come al solito condisce con le sue vignette ed è molto apprezzato, quindi è giusto ricordare e dare il giusto tributo anche al nostro caricaturista. Allora, oggi parliamo di un'eccellenza proprio del territorio, come si suol dire, ma non è una cosa che si mangia, è una cosa che si vede, che si apprezza con gli occhi. E ringraziamo per questo Giovanni Russo, che è titolare dello studio Giovanni Russo Grafico, giusto per non sbagliarci, vero? Giusto per la precisione. Per la precisione. 48 anni, un graphic designer che è nato a Padova il 16 marzo del 69 sotto il segno dei pesci, quindi la creatività è di casa, no? Per chi è nato sotto questo segno. Una figlia di nome Valentina. Dovete sapere che Giovanni ha vissuto in Canada, ha vissuto a New York, ha lavorato nello studio del padre a New York e poi è tornato in Italia e giustamente ha detto, aveva un'idea in testa che era questo brevetto internazionale che tra poco vedremo e tu hai pensato subito di brevettarlo, è andata così? Sì, diciamo che il discorso del brevetto è stata proprio una cosa per tutelarmi prima di tutto ovviamente. E diciamo che nasceva proprio da un'esigenza primaria di sopravvivenza, perché negli Stati Uniti avevo un lavoro, mentre qui in Italia era tutto un punto di domanda, dovevo presentarmi con qualcosa che fosse di nuovo. E che cosa si è inventato Giovanni Russo? Ma si è inventato una cosa che secondo me è strepitosa, sono queste cartoline, ma le facciamo presentare e mostrare al pubblico. Direttamente da Giovanni. Una cartolina. Una semplice cartolina. Con lo spazio per il francobollo per scrivere l'indirizzo. Poi quando la si apre, salta fuori il biglietto. In 3D quasi. In no? 3D, esatto. Kirigami si chiama. Kirigami. Kirigami, che non è l'origami, ma è... Suona simile, diciamo che la radice è un po' quella giapponese, insomma, del piegare la carta, solo che qui ci sono anche dei tagli. E infatti kirigami significa taglio e piega. Taglio e piega, esatto. Io sì. Faccio adesso quello che il saputo, ma in realtà l'ho scoperto parlando appunto con Giovanni. E pensate, la cosa interessante è che l'inventore di questa tecnica, chiamiamola, del kirigami, che era un signore giapponese, esatto. Che cosa ha fatto questo signore ad un certo punto della sua vita? Questo signore a un certo punto della sua vita si è messo in contatto con quello che poi era diventato il mio distributore al tempo in Giappone, era un negozio a Tokyo che vendeva cose italiane, aveva visto questo e ha detto ma li voglio vendere qui a Tokyo. E si è messo in contatto con lui e mi hanno invitato lì in Giappone. Cioè, quindi insomma, tu sei stato invitato da quello che ha inventato... Scusate il gioco di parole, il kirigami. Il kirigami. È una soddisfazione enorme. Sì, assolutamente, anche perché insomma era il maestro, quello che... Ma e com'è andato l'incontro? Con tutto il cerimoniale tipico dei molto, giapponesi? Esatto, molto formale, con l'inchino. Ero stato preparato prima, insomma. Ti avevano istruito a dovere. Sì. Cioè, anche perché lì la stretta di mano non è una cosa non gradita, non c'è il contatto fisico. Poi magari gli scappa il rutto a tavola ai giapponesi, perché cioè per loro è un segno di che hanno gradito. È un mondo molto diverso. È un mondo particolare, però vietato, insomma, stringersi sì, la mano. C'è l'inchino, la consegna del biglietto da visita e dopodiché c'è stato lo scambio di doni dove lui mi ha dato uno dei suoi primi pezzi, io gli ho dato quello della Basilica del Santo, che era uno dei miei primi pezzi. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco. Perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Ma questo non è solo, diciamo, il punto massimo del riconoscimento, no, del tuo lavoro a livello internazionale, ma ce n'è stato un altro ancora più importante forse e più recente. Pensate nella famosa Drupa, che non è la moglie di Drupi, il cantante, ma la Drupa,
è la mostra del settore più importante per chi mastica grafica a livello internazionale, insomma, proprio sì, la sì. Mecca, diciamo, delle soluzioni. È la fiera, esatto. È la fiera per... Ecco, ebbene, durante una di queste fiere si pensò di creare uno spazio con i 100 lavori più significativi a livello internazionale. Esatto. E che cosa accadde? E cadde che, come spesso capita, che arrivano centinaia di mail ogni giorno, arriva questa mail intestata a Drupa, insomma la guardo, sono lì per cestinarla, perché ovviamente nella mail sei invitato, tutto gratis, sei riconoscimento, roba così, è classico di noi italiani, insomma, dov'è la fregatura? Poi invece ho detto, no, aspetta un attimo, che magari questa volta, essendo non italiana, magari è una cosa vera. E in effetti sono stato invitato e hanno esposto questi biglietti, insomma, tra i 100 lavori più belli, insomma. E soprattutto l'unico lavoro italiano. Sì. L'unico lavoro italiano, questa è una cosa interessante. E tu hai accennato la differenza fra l'estero e l'italiano in genere, no? E lavori molto, no? con l'estero, sì, il 50% della tua produzione va all'estero ormai, sì, no? Quindi sì, con sì, musei sì. o con realtà di questo tipo. Sì, sia privati che musei che chateau privati. E la differenza sostanziale che hai trovato qual è? Diciamo dal punto di vista economico sono un po' più regolari, un po' più seri. E questo effettivamente è lo scoglio maggiore che si incontra, soprattutto per chi purtroppo ha solo un mercato domestico. Senti, ma torniamo, facciamo un passo indietro, com'è nata l'idea di questi biglietti, di questo kirigami? E il periodo, quando ero lì a New York e lavoravo con mio padre, già avevo un po' cominciato a utilizzare questa tecnica qui, però applicata più a prodotti di design, a prodotti industriali. Che tu da buon pubblicitario, poi quando sei arrivato in Italia, pensavi di adottare questa strada. Diciamo che l'idea iniziale era quella. Invece poi un tuo amico ti dice, ma perché non proviamo a proporlo anche con la riproduzione di, che ne so? Sì, perché inizialmente quando sono tornato in Italia avevo fatto proprio i monumenti di Padova. E il primo biglietto che cos'era? La Basilica del Santo. La Basilica del Santo. Basilica del Santo. E dopodiché ho detto, siccome il monumento loro lo conoscono, ci passano davanti mille volte, sanno la profondità, come è fatto, da lì può essere, quando si va a presentare il biglietto poi per fare un prodotto pubblicitario, dire, vedi, viene fuori a tre dimensioni, può essere il computer, la macchina, il divano, qualsiasi altra cosa. Però prima di passare a vedere altri esempi significativi di questo lavoro, voglio chiedere come si realizzano concretamente questi biglietti? Anzi, te ne passo anche un altro, così ce lo puoi spiegare. Grazie. Il biglietto nasce come un qualsiasi cosa stampata, insomma, è un foglio unico che viene stampato, dopodiché c'è un passaggio con una fustella che viene tagliato e dopo c'è tutta una fase manuale per la piega, dalla quale poi si ricava il biglietto. E ultimamente diciamo che in aiuto ti è venuta la grafica digitale, no? Perché tu parti da un disegno, io continuo a passarti, così certo. Mano a mano li vediamo. Diciamo che i primi di Padova erano tutti disegnati a mano, perciò con l'inconveniente, insomma, della pennacchina, perciò quando c'era l'errore dovevi tornare indietro, cancellare, aspettare che si asciugasse. Dopodiché invece c'è stata tutta la fase della computer grafica. Questo è il Teatro Olimpico di Vicenza. Ah, il famoso Teatro Olimpico di Vicenza. Quindi tu naturalmente avrai fatto tutte quante le... Sì, sul filo di Palladio, molti monumenti palladiani. Ecco, ricordiamo una cosa, questa cos'è? La Basilica Palladiana, tanto così velocemente, tanto per dare una sensazione. Ricordiamo che il brevetto internazionale di Giovanni Russo consiste nell'aver saputo coniugare, cioè fondere insieme la busta con il biglietto, sì. Perché questa è la differenza tra cose simili che potete trovare in commercio. Cioè, l'unico che ha fuso questa doppia funzione, biglietto e busta, sei stato tu con questo tuo brevetto. Esatto, sì. Diciamo, sono quelle piccole differenze sostanziali. Anche il fatto di essere un pezzo unico, tagliato e piegato, l'ha reso poi brevettabile. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco. Perché i ricordi più belli sono quelli che verranno.
Salve, sono Claudio Campagnolo. Vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Poi ricordiamo un'altra cosa importante, che carta del territorio, cioè nel senso che ti avvali insomma di una Fedrigoni, Verona, possiamo anche di una cartiera veronese, stampi e fustelli a Padova. Sì. E quindi insomma è proprio, ma però se tu lo facessi all'estero ti costerebbe molto meno, indubbiamente. Sì, ma in effetti io anche diciamo anni fa sondato il terreno, ho cercato di vedere non c'è più il made in Italy, e in più allo stesso tempo o sei lì fisicamente controlli, perché da altre esperienze con altri clienti ho provato a fare anche cose all'estero, e per farti un esempio, di 1000 pezzi te ne arrivano 1000 uno diverso dall'altro. Ah, sì. Perciò diventa un po' di difficile. Ed è uno dei motivi per cui stanno tornando in Italia a produrre proprio le aziende manifatturiere, proprio perché c'è insomma questa... c'è una cura diversa. Sì, insomma, del prodotto, c'è una tolleranza. No? Esatto. Andiamo velocissimi perché siamo quasi... Vediamo se riusciamo ad avere... forse ce n'è uno che mi incuriosiva ed era forse questo... questo, ecco ragazzi, guardate, questo è naturalmente nostra, qui. giochiamo in casa, questo è il caffè Pedrocchi, esatto, il caffè Pedrocchi che... e qui è stato tagliato a mano e diciamo è una cosa in divenire perché è una ristampa in questi giorni, okay, perciò e quindi hai fatto bene ancora a portarcela velocemente, poi vediamo un po', questo è sempre Padova, il Palazzo della Ragione. Ma ora chiudiamo con quello che è il solito tormentone della nostra trasmissione, cioè il ricordo, la foto, l'oggetto al quale tu sei particolarmente legato. E io so che questo cartoncino è per te molto importante, perché innanzitutto è la prima opera che hai fatto. Facciamola vedere, la Basilica del Santo. Ma soprattutto perché, in due parole, Giovanni? Perché una delle prime persone a cui l'ho fatto vedere ovviamente è stata mia madre. Una delle sue colleghe era una ragazza ipovedente e ovviamente ha cominciato a toccarlo, a capire com'era fatto, e da lì ha detto: ah, finalmente ho capito come è fatta la Basilica del Santo, pur lavorandoci, perché lavorava alla redazione del Messaggero. Perché lì aveva avuto fino a quel momento soltanto la descrizione del marito, che diceva ci sono le cupole, ci sono le guglie, però non aveva diciamo un senso della proporzione di come erano fatte. Ha detto finalmente ho capito come era fatto. Poi adesso invece hanno messo il plastico. Però all'epoca, non c'era. Scommetto che per la tua sensibilità personale, dopo così l'onore del maestro di Kirigami, dopo l'evento della drupa, questo secondo me forse è quello che ti ha toccato di più. Sì, è stata una cosa molto importante. Sì. Bene, grazie a Giovanni Russo, dello studio Giovanni Russo Grafico, per questa scoperta di questo Kirigami che magari molti di noi non conoscevano. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Un caffè con l'esperto e grazie a voi che ci avete seguito finora. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Banca Patavina e Uno Magazine.